Alice De Gradi, come hai vissuto, seppur a distanza, il trionfo delle tue compagne dell'Italia in volley femminile a Parigi? Ma penso sia stata una cosa bellissima, incredibile, e penso che la cosa più bella è tutto il seguito che ne è venuto da questa medaglia, nel senso che ha dato molta luce al movimento ed è stato importante non solo per noi, che erano anni che provavamo a raggiungere questa medaglia, ma anche magari per le società più piccole, perché ora questa immagine a pallavolo finalmente magari potrà far fare uno step importante a questo sport. Tu che hai seguito tutta la marcia d'avvicinamento, da dove nasce questa medaglia d'oro? Ma è un percorso lunghissimo secondo me, che nasce anche dalle Olimpiadi prima, dove per esempio non c'ero, e con questo percorso di questa Olimpiade è passato attraverso un mondiale combattuto, un'estate complicata l'estate scorsa, però dove comunque ci siamo messi in gioco, e attraverso quest'estate dove invece funziona tutto. Quindi penso sia un percorso lungo che tutte le persone che hanno fatto parte hanno dato qualcosa di importante. È stato emozionante vedere tutte le tue compagne alla fine, quando avete vinto l'oro, con la tua maglietta, una emozione credo unica anche per te. Sì, è stato era un momento strano per me, perché ero contentissima, allo stesso tempo dispiaciuta per essere a casa. E mi ricordo quando ho visto la maglietta e loro sul podio che piangevano, ho iniziato a piangere con loro, anche se era a casa, però bellissima.